Certo che abbiamo parlato, certo che sicuramente quello che crediamo noi, quello che possiamo fare sicuramente molto di più, è quello che abbiamo cercato di parlare, che è quello che cerchiamo di parlare non solo dopo la gara, ma tutti i giorni, questa settimana, perché certo che ci può capitare che una partita possiamo soffrire, no? Come abbiamo sofferto un po' una partita in un campo, diciamo difficile, la squadra che c'è una situazione di classifica che non è del massimo, però ci sono dei valori importanti per la squadra del Brescia, no? Potevo soffrire, però non potevo fare una gran partita come abbiamo fatto, però abbiamo parlato che dobbiamo fare meglio, no? E questo sappiamo tutti che dobbiamo migliorare, però dobbiamo migliorare nella settimana per portare questo qua nella partita di sabato per fare meglio. E cercare di correggere gli errori che abbiamo stati commessi perché siamo alla fine di un campionato e quando si è alla fine di un campionato dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, cercare di aggiustare tutte le cose per quando andiamo in campo rischiare il meno possibile. Quando sei arrivato Angelo che eri il secondo di Coppola, adesso sei diventato il primo, hai sbarcato o ti aspetti di finire da trovare questo turno? Non mi vedo come titolare, secondo me questa ultima partita mi sembra una scelta per giocare, sono contento di aver giocato, però qua credo che non sono il mio ruolo del portiere, però in tutti loro abbiamo cambiato spesso, no? Ci sono quelli che sono titolari, quelli che non sono titolari. Uno qua, come lo vedo io, che deve lavorare la settimana per guadagnare la maglia titolare sabato, no? Quando sarà la partita. Non possiamo pensare uno che è titolare, che non è titolare, perché non è così. Dobbiamo dare il massimo sempre, tutti i giorni allenamento e ancora di più nel giorno della partita. Questo punticino che è arrivato senza giocare quanto morale Fa piacere, no? Perché io non stavo qua, no? Però è un campo che è stato, diciamo, conquistato sul campo, no? Che ci è stato tolto per altri problemi che sinceramente io non mi vado a parlare. Secondo me sono stati bravi a ritenere un punto perché è un punto che è stato conquistato sul campo e secondo me la squadra, tutta la città, tutti quelli che sono qua che fanno parte del movimento ci meritavano questo punto che è stato psicologicamente il fatto di non essere raggiunti ieri Frosinone non è male. tutto. Sì, certamente, no? Finché che loro sono sotto è un fattore positivo perché questo vuol dire che dipendiamo solo di noi, no? E è quello che dobbiamo portare fino a Tu hai detto che non ti senti titolare, ma l'argomento del portiere titolare, Lopez, con te Coppola, l'ha chiarito o c'è qualcosa che magari vedete di settimana in settimana? No, credo che sia una cosa che chi lavora meglio, no? E chi sta bene merita di giocare. Il mister, quando sono arrivato, è stato molto chiaro e molto positivo su questo argomento che ha detto io guardo la settimana e vedo che sta bene, che si impegna, che fa il massimo, merita di giocare. E secondo me questa è la cosa più giusta per costruire un squadra. Se ti dico 10 punti nelle ultime 8 partite e spesso col portiere, fosse tu o fosse Coppola il migliore in campo, è il sintomo di qualcosa che non va, c'è qualcosa, cioè, quali sono le prime cose da migliorare per invertire questa tendenza? Credo che dobbiamo migliorare tutto. Se pensiamo che dobbiamo migliorare la difesa, perché nelle ultime partite abbiamo preso un gol, sbagliamo. Se credo che dobbiamo migliorare l'attacco perché non abbiamo fatto gol, sbagliamo anche. Io credo che il pensiero deve essere positivo, il pensiero di tutti, no? Che lavoriamo. Dobbiamo lavorare per migliorare tutto in gruppo, perché non si conquista un campionato lavorando bene la difesa, lavorando bene l'attacco, lavorando bene il centrocampo. No, noi dobbiamo lavorare tutti insieme, cercare ora, no? Che è quello che abbiamo parlato, che tutti i giocatori devono mettere nella testa cosa possono dare di più ora. Perché è il momento che tutti noi che abbiamo fatto questo campionato qua sappiamo quanto è difficile, no? Sappiamo che i momenti difficili, che si lavora per non capitare, però i momenti di alti e bassi capitano in un campionato, no? E in questi momenti qua deve essere intelligente, deve lavorare ancora di più, deve tenere sempre più la testa sul campo concentrata per poter, quando siamo in un momento, magari un momento difficile, uscire di questi momenti per farli diventare.
dare un momento, non dico un momento un po' più, più bello, no? Per non dire questi alti e bassi che magari in una stagione per capitare. Con lo Spezia come si arriva a Bologna? Con rabbia, con timore di perdere qualcosa che al momento ha acquisito come secondo posto? Quali sono i sentimenti dopo le ultime partite, dopo l'ultima e alla vigilia della prossima? Io credo che anche abbiamo parlato con tanta rabbia e tanta voglia di vincere. Tanta voglia di vincere, anche non dico che fuori casa non c'è, però in casa, no? Io che nell'ultima partita che abbiamo fatto in casa ho visto un ambiente, un tifo, vivo una città e un stadio. Dopo la vittoria, una cosa bellissima, da vedere il tifo che è stato anche nei momenti difficili della partita vicino a noi, no? Tutta la curva, tutto lo stadio con questa vittoria, e questo che dobbiamo portare via, questo entusiasmo, questa voglia di conquistare i tre punti in casa. La tanta abbia, zero comunicato, che la pareggio invece sarà una motivazione in più per ancora meglio. Sì, senza dubbio, tanta voglia di vincere, tanta voglia di riscattare quello che è stato le ultime due partite, che sicuramente, no? Diciamo chiaro che non siamo stati quelli che dovevamo essere, no? Sicuramente ha avuto tanta voglia, però certi errori abbiamo commesso e abbiamo sbagliato, no? Quando succede così, dentro di sé ti viene una voglia di dimostrare di arrivare ai risultati positivi. Pensavo che dopo la partita si parlava di dover trovare forse qualche altra motivazione per fare ancora meglio in campo, per dare qualcosa di più in campo che a livello mondiale. Sì, questo sempre, no? Questo ci vuole sempre, però dobbiamo capire che ora mancano 7 partite. Con 7 partite sono 7 finali, no? Non possiamo se nascondere dentro alle piccole cose, alle cose che magari uno dice, l'altro dice. Dobbiamo pensare solo a fare bene per questa città, per questo tifo, per riuscire ad arrivare al secondo posto, difendere questo posto, secondo posto che siamo noi. Tu che hai fatto i playoff a Sampdoria? È molto diverso fare i playoff da rincorrenti anziché da secondi che poi crollano alla fine e arrivano terzi. Avete condotto al secondo posto praticamente tutto il giorno di ritorno, mentre la tua Sampdoria si è potuto tornare prima di sì. Sì, questo io sinceramente ora non penso, credo che non sia un pensiero delle squadre, no? Perché sia un pensiero delle squadre di tutti noi, tutto quello che vogliamo. Oggi arrivare al secondo posto e conquistare la Serie A direttamente, no? Però non penso, però se ti devo dire una cosa, io credo tanto, da quando sono qua, no? Da quando vedevo il Bologna, anche da quando ero nella squadra della Sampdoria, io credevo sempre questa squadra qua nella Serie A, è quello che credo oggi, è quello che credo tutti i giorni che vengo al lavoro, che sono a casa, che vedo tutto lo spogliatoio, che guardo i miei compagni. Sono molto positivo, molto fiducioso che per conquistare questa Serie A, prima di tutto, arrivano al secondo posto con questa direttamente. Nei momenti come quello di ieri, con la grigliata, nel discorso del Presidente, insomma, servono per togliere un po' di ansia, rilassarsi, è servito? È stato carino perché è stata una cosa, di solito, no? Facciamo l'allenamento dopo, ci sono sempre che mangiamo insieme, che siamo stati insieme. Sinceramente è stato un pranzo un po' diversamente di quello che è stato, perché è riunito tutto lo staff, tutti quelli che lavorano, no? E ha fatto, secondo me, fare vedere a tutti, no? E capire della unione, di tutto l'ambiente che è coinvolto tutti insieme, quelli che giocano e quelli che non giocano, dallo stesso obiettivo. Posso così, ragazzi? Grazie.